Beh, proprio ieri sera mi sono ridato a raccogliere chiaramente molto, molto, molto. Chi era Lucio Caracciolo, Duca di Rocca? Vabbè, era figlio di Vincenzo, che era il Duca di Mignano di Rocca Romana, e più la certa Pietro Lilla dei Pignani, che era anche questa strana vicenda, perché era un piuttosto francese, figlia di un generale francese, che però poi aveva ripiegato, ecco questo, ripiegato i valori francesi, era passato anche in Bagagna, era diventato tedesco, cioè era diventato nazionale tedesco, e aveva militato nell'esercito tedesco. Quindi quando vennero proprio i venti rivoluzionari in Francia, David Pierre, che era un ufficiale superiore dell'esercito francese, decide di lasciare l'esercito francese e di andare ai tedeschi combattendo con loro. Lucio Caracciolo, chiaramente il figlio, intraprende fin da giovane la carriera militare. Colletta, che non è mai molto favorevole alla casa Borbone, dove scrive come una persona bello, alto, ai tanti, che aveva molto successo con le donne, anzi insiste proprio su questo concetto, questa sua fortuna con le donne, evidentemente era un bell'uomo, come si suol dire, e soprattutto dice, tipo il tipico vostro tipico tuo, sì. Scherziate, ed era molto esperto del domare i cavalli, anche i cavalli più riottosi. Dobbiamo però dire subito, qui qualcuno non so se sarà molto contento, che è anche un po' controversa, ma era tipica di quel periodo, no? In cui le idee chiare forse non c'erano tanto. Comunque, quando i Giacobini vanno nel regno di Napoli, c'è quel famoso armistizio obbrobrioso, no? Che Machiavelli stipula con Chambiodet l'11 di gennaio a Sparanese. Il duca di Rocca Romana è uno di quelli che si va a prendere, mi girano un po' con i cosetti a tribuna, che non accetta una cosa così obbrobriosa. E assieme a Girolamo Machiavelli, che era il famoso principe di Volterra, no? Straccia questo trattato, straccia nel senso non letterale, nel senso metaforico, questo armistizio vergognoso, e praticamente, proprio per questo gesto, assieme a Volterra, assume la direzione dei Lazzari, che a Napoli cercavano di, non c'era più l'esercito, quindi cercavano di opporsi a questi Giacobini. Però anche qui dura molto poco questa conduzione della guerra popolare con i Giacobini. Perché? Perché sia il principe di Movimento, quindi il Pignanello, ma anche Rocca Romana, erano di linguaggio nobile e il popolo faticava ad essere diretto dalla dal nobile, perché c'erano sempre queste contrapposizioni che già nei secoli precedenti avevano la tempi di Masaniello, altre cose anche. A Giubbino in realtà ci sono delle geste che riguardano gli anni di Lucio Caracciolo, di Rocca Romana, già i tempi della rivolta di Masaniello, molto interessanti. Noi qualche altra volta, se faremo un altro convegno, parleremo anche di questo, perché ebbe molta più parte e rilevanza proprio nel 1647, a dimostrazione che anche un piccolo paese come Rocca Romana è centrale anche nella storia della nostra storia. Il popolo non riconosce più come capi questi due, ed anzi gli entrano anche un po' in ostilità. E qui c'è il primo ribaltamento di fronte. Siccome il fratello di Lucio Caracciolo, Nicolo Caracciolo, comandava il forte di Sant'Eugo a Napoli, i due pensano bene di andarsi a rifugiare per evitare le intenzioni popolari del forte di Sant'Eugo. Però c'è un fatto. Nella notte tra il 19 e il 20 di gennaio sarà proprio grazie sia a Lucio Caracciolo ma anche al fratello di Goro e al principe di Tempo, e questo forte viene consegnato ai patrioti napoletani. Questa cosa gravissima, perché proprio da forte di Sant'Eugo poi i patrioti napoletani cattoneggeranno i Lazzari che cercavano di opporsi a Sciampio. Quindi un tradimento. Però mentre il principe di Montella assume un ruolo in
importante nell'ambito del governo repubblicano, ed anzi viene inviato proprio come ambasciatore a Parigi, il tentativo di convincere il direttorio a riconoscere la pubblica proprietà, cosa che non succederà mai. Lucio Caraggio, come dice Coletta, si è eclissa e preferisce abbandonarsi a quello che era il suo sport preferito, ovvero sia, dice Coletta, esattamente le lascivie femminili. Quindi abbiamo detto in linea verde, quindi rimane in posizione liberale, ecco, dice proprio Coletta, lui così scrive Coletta, il duca di Rocca Romana, propenso a femminili lascivie, avendo scarse le forze alle ambizioni del dominio, restò scordato ai inizi della Repubblica. Quindi di lui quasi quasi si dimentica. Però se resta scordato, dice Coletta, agli inizi del periodo repubblicano, quando viene verso la fine di questa esperienza, ecco che il duca di Rocca Romana torna un po' in auge, perché gli viene assegnato da Gabriele Mantodè, che è uno poi di cosiddetti martiri, che verrà giustiziato, e che allora era il comandante in capo dell'armata repubblicana, l'esercito repubblicano, gli viene affidato il compito di formare lo squadrone di cavalleria, quindi lo squadrone di cavalleria repubblicano. E lui effettivamente lo fa, due romana, raduna questo squadrone di cavalleria. Però quando c'è la battaglia decisiva al ponte della Maddalena, che cosa fa Lucio Caraggio? Invece di combattere cardinale Rufo si presenta proprio a dopo al capo del cardinale e si consegna a lui e il suo squadrone, quindi ritorna nell'alveo delle forze regie, e questo gli salva la vita, perché mentre Virse viene ucciso a campo di battaglia, gli altri due comandanti dell'esercito repubblicano, generali Spadò e generali Schipani, vengono tutti e due giustiziati proprio per il loro tradimento. Quindi aveva cambiato bandiera ancora una volta, però era riuscito a salvare la vita. E quindi allora non era cosa di poco conto vedere come si può dire conservare la testa sul mondo. E quindi poi ci sarà la seconda invasione del Napoletano di 806, e Lucio Caraggio diventerà un burattiano al servizio di Gioacchino Durazzo, secondo il re di Napoli, che era cognato da Napoleone, parteciperà con eroismo alla spedizione drammatica in terra di Russia, dove subirà il congelamento degli arti. Dopodiché c'è la restaurazione, ritorno in Borbone, ritorno un'altra volta al servizio del Borbone, anzi il Borbone addirittura lo classificano e lo nominano tenente colonnello. Morirà a Torre del Greco qui a 836 all'età di 65 anni. Non vi dovete meravigliare questi passaggi di spaltamenti di fronte al mondo all'altro, perché erano donne del giorno, c'è stato episodi molto più pesanti, però la storia è questa, e quindi va detta, infatti purtroppo non possiamo passare. Io ho concluso, vi ringrazio per la cortese attenzione, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, a disposizione. Grazie.